Leggi qua. Anche qua bellissimo, bellissimo. Ti sto guardando un bel video di Joker. Se lo conoscete andate a iscrivervi al suo canale. E che sta avendo qualche problemino di cosa, ma vabbè, di visualizzazione, cioè tipo 1,5 milioni iscritti e però non si sa perché. Oh, c'è pure il simulatore, forse me lo farò. Non si sa perché tipo il massimo del video ha 150.000 visualizzazioni. Ci sono canali che ne hanno magari 1 milione e se riescono a fare anche 400-500.000 views. Quindi boh, vabbè, comunque ci vediamo. Bella a tutti, c'ho il cappello all'indietro, sono un po' accaldato, diciamo qua fa caldo. Da voi è tipo mezzanotte e mezza o una. Beh, mentre da noi sono 7 ore indietro, quindi dovrebbe essere quelle 5 passate. Perché noi eravamo arrivati praticamente in super orario qui, vedete, se qua vedete, se qui è l'aeroporto, vabbè. E poi noi abbiamo letto dove si lascia la macchina, perché è una cosa che non consiglio, se voi venite, soprattutto, allora Oklahoma e Phoenix almeno. Voi dovete lasciare la macchina in un punto oppure prenderla in un punto che però non è dove c'è l'aeroporto, quindi voi dovete prendere uno shuttle o per andare a quel punto per prenderla o per tornare o per venire all'aeroporto da quel dal posto dove prendete la macchina. E se c'è uno shuttle che ti porta a rental car, cose del genere, vabbè. E noi siamo andati là a lasciare la macchina, stavo seduto a giocare, a sentire la musica, vabbè, stavo aspettando loro che lasciamo la macchina. E abbiamo letto alla fine, abbiamo letto 7.04, che è il volo nostro per andare a Chicago da Oklahoma, che sono, non so quanto saranno 2 ore di volo, credo. Non lo so bene, perché non c'ero mai stato né a Oklahoma, cioè Oklahoma è la prima volta e pure a Chicago sarà la prima volta. Perché prima di venire a fare il viaggio stavo solo a New York, vabbè. E quindi ho detto cancelled, quindi cancellato. Perché noi in aereo avevamo letto, in albergo avevamo letto sulla televisione che era accesa prima di venire qua, che c'era un tornado però non sappiamo dove, in una città con la P, che, e quindi può essere che per quello l'abbiano tolto. E adesso noi stiamo cercando di prendere l'aereo delle 6, solo che vedo che mamma e l'amica stanno mettendo un po' di tempo, quindi forse non c'erano posti oppure è troppo tardi per cambiare aereo, quindi dobbiamo capire se glielo danno gratuitamente oppure fanno pagare. Comunque questo problema adesso non sappiamo, perché c'eravamo un parente di un caro amico di mamma che appunto ci veniva a prendere, quindi ora dobbiamo pure avvisare lui. Poi c'è mio padre a Roma, perché appunto non è a Roma, oppure dove lavora lui in Italia sempre, perché non è potuto venire, lo dovremmo avvisare, però adesso è notte da voi, quindi un bel casino comunque. E in generale arrivati qua tutti tranquilli, infatti eravamo arrivati tipo con 2 ore e mezza d'anticipo, peccato per i voli negli Stati ci vuole 1 ora e mezza di solito, meno che non sono voli tipo di 4-5 ore, quindi per i voli di 2 ore, 1 ora e mezza, 1 ora, anche meno, o anche fino a 3 ore ci porta, poi arrivare 1 ora e mezza prima. Ma noi eravamo arrivati perfettamente, abbiamo lasciato la macchina e tutto. Poi all'ultimo, per fortuna siamo andati a leggere un attimo fare il gate per capire, e poi abbiamo visto cancellato. A un certo punto, mentre io stavo nel pullman per venire qui, lo shuttle per venire qui, non mi racconto un po' il lungo, vabbè, allora io ho detto, ma per caso sarà il 1704 e ce n'è un altro, pensavo ce ne fosse un altro che è stato cancellato, invece no, alla fine è il 7.04 PM, perché qua io ogni tanto mi confondo, cioè qua voi mi potete confondere, però lo usano AM e PM credo sia post mening, quindi dopo le 12, dalle 12 a mezzanotte, mentre AM è da mezzanotte alle 12, quindi bisogna stare molto attenti, da mezzanotte 1 alle 11, alle 12, e dalle 12.01 a 23 a mezzanotte invece è AM, quindi attenzione quando venite, perché se uno magari non legge di 19, qui facciamo questa cosa di usare le 7 PM invece di 19, come siamo noi in Europa, diciamo in molte altre parti del mondo, e quindi uno si potrebbe confondere e quindi capire una cosa per un'altra, quindi attenzione. Comunque adesso vediamo, poi dopo vi tengo aggiornate. Comunque stanno mettendo un po' a fare tutto questa cosa, quindi non credo che prenderemo quello delle 6 sicuramente, o ne prendiamo uno dopo, oppure ci fanno, spero che non ci facciano fare un tipo che prendiamo un aereo da qua, poi facciamo uno scalo, poi ne prendiamo un altro, perché veramente fa 2 ore, devi fare pure lo scalo, a meno che non è proprio necessarissimo, cioè non è fastidioso, cioè già quando lo fai in di 12 ore, così
è un po' una rottura. Farlo in voli di 2 ore, poi è pure più schiacciante, tu dici, ma come in 2 ore, poi l'aereo deve arrivare, stanno cancellando tutto quanto. Vabbè, comunque ci vediamo dopo. Allora, amici a casa, abbiamo avuto un problema, adesso non so come faremo con l'albergo, tutte le cose. Praticamente il volo non si può più prendere oggi, perché dice che da quel che ho capito non si può più prendere oggi, quindi dicono che lo dobbiamo prendere alle 3 domani, e quindi non so come faremo, perché sinceramente allora qua non abbiamo più il come si chiama, cacchio, l'albergo, non abbiamo più la macchina. Poi a Chicago avevamo già l'albergo per oggi, avevamo l'amico del cugino, c'è il cugino di un amico di mamma che doveva venirci a prendere, mio padre non sa niente, e tutto perché hanno dovuto cancellare un aereo, poi un aereo, non dici hanno cancellato 100, hanno cancellato tutti gli aerei per Chicago, allora io posso capire, no, c'hai 3-4 aerei per Chicago, tu quelli gli ultimi della sera, ok, ma no, hanno cancellato quel che ho capito, sono il nostro. Qua un bel casino, perché tu dici che ne so, ok, magari avevi qualche parente, che ne so, tu non riesci a partire, che ne so, fai conto, noi viviamo, per esempio, ti faccio dire, a New York, no? Faccio un esempio, non ci parte l'aereo, però a Roma abbiamo, cioè per esempio, un cugino di papà che vive a New York, no, per esempio, viene a Roma, non gli può partire l'aereo, ok, noi lo possiamo sempre ospitare a casa. Invece qua noi non abbiamo nessuno, pure queste conoscenze di mamma ce le abbiamo a Chicago, non si possono, cioè quelli non possono, cioè quelli comunque dovrebbero fare 6-7, dovrebbero fare almeno, cioè come minimo devono fare, visto che la 10-22, loro devono fare come minimo un doppio, quindi 4-5, come minimo 5 ore di macchina, devono arrivare qua 5 ore, poi se non prendere, poi altre 45 ore di macchina, quindi fare in tutti 10 passi, ne passare per 10 ore prima che noi arriviamo, quando noi dobbiamo farne 2, quindi adesso non so, cerco di capire un po' meglio, però la situazione è questa. Ci dispiace proprio, perché comunque non sappiamo adesso che fare, ed è, mi sembra che sia la prima volta che mi cancellano l'aereo, mi sembra, quando viaggio con i miei genitori, che non mi viaggio da solo, e poi invece un'altra volta è successo un'altra cosa, però eravamo arrivati alla destinazione ma ci hanno perso il bagaglio. Quando mi perdo il bagaglio, tu ok, dici ok, però almeno cioè sei arrabbiato, ok, però se tu sei arrivato, poi il bagaglio puoi sempre andarlo a prendere, mentre invece e stai 3 giorni così, cioè noi stavamo insieme in quel posto 4-5 giorni, quindi poi l'abbiamo recuperato. Quindi quando cancellano l'aereo è peggio, perché se tu, cioè se hai l'aereo per esempio un'ora dopo, ok, per esempio col treno è così, perché col treno per esempio loro, cioè, difficilmente tu lo hai per esempio il giorno dopo, cioè loro ti fanno, lo riesci a trovare, mentre con l'aereo è più difficile, perché molte persone viaggiano per aereo, molti più di quelli che viaggiano col treno, soltanto perché qua in America per andare a Chicago c'è un sacco di gente con l'aereo, perché col treno non so nemmeno se c'è, però almeno c'è la stazione. Però io non ho mai, io non ho mai visto aerei, cioè treni di linea che potrebbero fare, quindi boh, comunque non mi sono più, già quelli della macchina ci hanno dato un navigatore un po' scadente, e la macchina che per, cioè dopo 500 km già dovevi fare la benzina, è Roma la mia macchina, ma io dice no, noi ci abbiamo una grande, minimo 1000 km li fa, minimo 1000 km li fa. Comunque non sappiamo che dire, cioè, perché adesso non sappiamo che fare, perché io non so se adesso dobbiamo fare quella cosa che fanno alcuni quando perdono gli aerei, che dormono nell'aeroporto, perché adesso non sappiamo che fare, perché non abbiamo nessuna possibilità, cioè possiamo prenderci un pullman per tornare in città, ma che facciamo? L'albergo non ce l'abbiamo, mangiare lo trovi sempre un posto per mangiare, non è quello il problema, però sei incazzato, poi devi aprire tutte le valigie per una notte, tutto quanto, oppure dormire scomodissimo qua sulle sedie, io veramente sono furibondamente incazzato. Vabbè, mi dispiace, ci vediamo. Allora signori, come vedete qua dietro, qua c'erano dei pannelli, sto seduto, guardate dove sto, tipo qua c'è la roba tipo dei militari, vabbè, assurdo, perché questo qui era un posto, cioè questa qui è una zona dei militari, che c'è solo qua, non so, tipo in Italia sono un compartimento diverso, perché loro c'hanno militari della nazione, cioè, perché poi qua sono molto più grandi, cioè lo stato della nazione è molto più grande, quindi vabbè, però comunque
aggiornamenti in merito al nostro volo. Allora, intanto qua è chiuso già un negozio. Per l'American Airlines pochissima gente fa il check-in. Noi adesso stiamo parlando con appunto il cugino dell'amico di mamma. No, cugino, vabbè, parente, l'amico di mamma, vabbè, non è proprio cugino, è tipo il fratello della moglie dell'amico di mamma, vabbè, il fratello dell'amica di mamma, insomma, vabbè, tutto così, vabbè, insomma, questo nostro, che è anche amico nostro, quindi questo nostro amico che ci conosce pure bene a noi, che vive qua e ogni tanto viene pure in Italia, vabbè, ci sta aiutando un po', perché lui oggi ci va a prendere, solo che è stato un problema con l'aereo, ma non è stato un problema solo nostro, che abbiamo visto adesso, che è stato un problema con American Airlines anche delle 10, però il problema è che il fatto è che United, cioè United invece l'altra compagnia United, quella delle, no, delle 11, cioè quella delle, scusate, allora United invece, mentre il nostro, no, mentre l'American ha cancellato sia il nostro che quello delle 10, la United non, cioè da quel che abbiamo visto c'era una alle 6, una alle 9 e 40. Se quello delle 9.40, cioè quello delle 6 è partito, quindi credo che abbiano bloccato i aerei dopo, perché abbiano bloccato dopo questo, dopo appunto le 6, perché quelli fino alle 6 non sono partiti. E poi quello delle 9.45 circa, quello delle 9.45 invece c'ha 1 ora e 40 di ritardo, quindi partite 11.25. E quindi mamma stava provando a vedere quello, perché sul volo dell'American già gli avevano detto, già gli avevano detto che pure quello dell'United era pieno. Probabilmente qual è la cosa, che le persone, cioè noi, cioè almeno noi no, perché noi non siamo di qua, però almeno, forse le persone, che la maggior parte che l'avranno preso saranno di qua, comunque americane, non credo che siano, cioè, o è. Comunque la maggior parte delle persone avrà visto stamattina il tempo com'era, e poi per esempio hanno visto che magari c'era la possibilità che c'erano i tornati, le cose vicino a Chicago, e quindi la possibilità che l'aereo veniva tolto, e quindi probabilmente saranno informati se di venire all'aeroporto, se l'aereo c'era o no, oppure nell'aeroporto sono stati avvisati, e piano piano hanno cominciato già a trovare gli aerei. Il problema è che, avendo cancellato anche quello delle 10, il problema è che molte persone hanno cercato quelli domani mattina, ma domani mattina non ce ne stanno tanti quelli domani mattina, quindi qual è la cosa, che domani mattina, domani il primo aereo che dobbiamo arriva alle 6. E il problema qual è? Non tanto il fatto che noi andiamo domani, perché non ci va bene, però fate che noi avevamo 4 notti a Chicago, perché oggi è martedì, quindi poi martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, perché poi sabato ripartiamo, cioè passiamo la notte nell'aereo, vabbè. E però è assurdo perché tu non è che dici, per esempio, l'aereo che ne so parte domani, che ne so, alle 5 di mattina, allora dici magari che ne so resti in aeroporto e poi alle 4 ti vai, cioè ti vai a fare i controlli e poi arrivi là e fai i controlli, dormi in aeroporto e poi te lo prendi alle 4. No, l'aereo è alle 3.44 del pomeriggio, quindi poi noi ci perderemo tutta la giornata. Cioè, quello è il fatto, che se noi non riusciamo a prendere anche stanotte, noi non ci frega. Il problema è se lo prendiamo alle 15.44 di domani, che tu arrivi poi alle 6, poi alle 6 non hai il tempo di girarti la città. Invece se noi avevamo stasera, come avevamo programmato, e tu c'avevi domani, c'avevi mercoledì, giovedì e venerdì per visitarti la città, invece così hai solamente giovedì e venerdì, quindi non lo so. Comunque il problema è stato anche che noi, non sapendo bene le cose, aveva prenotato un giorno ad Albuquerque per dormire, che è un'ora e un quarto di distanza da Santa Fe. Secondo me noi dovevamo fare così, che per non avere problemi dovevamo fare che a Santa Fe, che noi andavamo direttamente a Santa Fe senza fare Albuquerque, e qua dormiamo due notti, così avevamo tutto il tempo per vederci i musei, che poi uno è ancora in costruzione, quindi non abbiamo ancora potuto vedere, e ne abbiamo visti due, perché un altro è chiuso invece oggi,
noi, cioè, noi magari, cioè, noi con due notti tu potevi dire che tu arrivi la sera della notte, ok, la notte, no? Cioè, arrivi la sera del giorno, no? Quindi che ne so, secondo lunedì, poi tu martedì stai tutto il giorno, ridormi martedì e mercoledì la mattina riparti, no, non è il contrario, arrivavi domenica notte, lunedì ti vedevi tutto, dormivi, cioè domenica e lunedì dormivi e poi martedì mattina andavi a prendere l'aereo. Quindi se avevi problemi avevi molta più probabilità di prendere un aereo magari nel pomeriggio, cioè avevi molti più voli. Poi contando che qua non è come per esempio come l'Italia, come altri paesi, per esempio che tu dici hai 2000 possibilità. Qui c'è un problema, che da quel che ho capito la stazione, che i treni non ho capito perché, ma non passano, scusatemi, non passano nella stazione per andare quelli che vanno a Chicago, e i pullman ci mettono 16 ore, non si capisce perché. Se tu con l'aereo ci metti 2 ore, non puoi metterci col pullman 16 ore. Cioè, se ne potessi mettere 4 o 5, probabilmente fare tipo 10 fermate, ognuna da tipo 20 minuti, di conto. Vabbè, no, un po' di più. Fanno ognuna, cioè ogni fermata sarà da mezz'ora, quindi 5 ore più altre 5 ore più. Forse fanno proprio uno stop per riposare, vabbè, non lo so bene, comunque sono 16 ore e quindi 16 ore è veramente assurdo, tanto perché noi stiamo girando sempre con la macchina. Fare 16 ore di pullman è un po' scomodo, poi perché nel pullman devi pure dormire e devi sperare che non c'è un problema, perché se poi ci sono problemi col pullman, perché poi per il tempo, magari poi il pullman ci mette pure più tempo, c'è più traffico, puoi rischiare di più. Perché l'aereo poi ci mette di meno, quindi tu magari puoi dire in 2 ore magari non hai meno problemi, non lo so, comunque. Adesso vediamo, mai vediamo se riusciamo a ritornare all'albergo, perché qua i militari se ne sono andati anche se è sempre un. Ci sono i militari ancora, c'è qualcuno dei militari, tutti gli apprendisti sono partiti. La gente c'è, però non è quegli aeroporti grossi, cioè è un aeroporto, diciamo un crocevia tra diversi luoghi, però non è un aeroporto così affollato. Poi contando che quelli per Chicago li hanno tolti, e non so se hanno tolto qualche altro aereo, poi comunque, cioè, la gente non arriva tutta insieme, quindi magari dentro c'è molta più gente, non so, non vi so dire. Comunque un bel guai, c'hanno una bella rogna. Perché per esempio fosse successo all'inizio del viaggio, quando tu dovevi andare da. No, quando dovevamo andare da Roma a. Cioè da Roma a Monaco, per esempio. Vedeva che quello veniva cancellato, ne prendiamo un altro. No, vabbè, pure là avevi problemi poi. Là non potevi da Roma a Monaco perché comunque ti perdevi la coincidenza, era tutto un problematico. Però se magari tu c'era da Monaco a qua, tu dicevi che ok, mi sono perso un giorno, però ho tutti gli altri giorni, ce li ho. Ok, arrivo il giorno dopo, ok, non mi vedrò tanto Los Angeles, però almeno parto. Invece qui, poi il problema qual è? Che è alla fine della vacanza, poi tra tipo sabato, che oggi è già martedì sera, sabato, mercoledì, giovedì, venerdì, e scusatemi. Vabbè, 9 minuti che ci state, vabbè. Poi sabato noi partiamo, quindi se noi riusciamo a partire anche stanotte più tardi, cioè siamo 3 giorni, poi 3 giorni e mezzo, poi il quarto, tipo alle 12 abbiamo, cioè alle 12 dobbiamo stare all'aeroporto, quindi ovviamente non facciamo nemmeno 3 giorni e mezzo, cioè vai, se 3 giorni e mezzo li faremo. Però qua il problema è che se tu arrivi già domani, poi c'hai solo 2 giorni, un giorno su 4 ti crea molti problemi. Mentre credo si farò una registrazione molto lunga, poi cerco di tagliarla, vabbè. Comunque mentre per esempio quando noi siamo andati a New York, io che erano 10 giorni mi sembra, tu dici ok, perdi un giorno, no? Perché magari hai problemi con l'aereo di 12 ore, perdi un giorno che ti frega. Però perdere un giorno su 4, su 3, su 3 e mezzo, su 4, su 2, su 1, cioè, vabbè, su 1 è veramente assurdo, vabbè,
ma perdere giorni su, cioè perdere giorni su pochi giorni mi dà fastidio. Il problema poi, qual è il problema? Che io per esempio ho finito l'Inter perché 2 giorni proprio sbaglio, cioè un giorno che non ci trovavamo con mamma e per 15 minuti ho speso 3 euro, perché ogni volta spendi 3 euro, e un'altra volta invece tipo ieri per sbaglio quindi oggi non posso più usarla, io devo aspettare che finiscano 6 giorni e poi quando torno in Italia ho 9 giga e 750 mega, 740 mega posso utilizzare. Con i 11 minuti di video vi saluto e vi aggiornerò dopo. Bella.